Quasi tutta Italia ancora nella morsa del caldo, dopo aver raggiunto il suo picco con temperature altissime quasi ovunque, l'anticiclone africano Caronte nelle prossime ore si appresta a lasciare alcune regioni e ad arretrare verso sud. Sono attese temperature calde ancora dalla Toscana in giù, mentre in pianura padana e sulle Alpi i termometri lentamente inizieranno a scendere di qualche grado. L'attenzione è sempre rivolta ai più deboli, prima di tutto anziani e bambini. Sono aumentati gli accessi di bimbi per problemi dovuti al caldo? Durante la stagione estiva ci capita di vedere bambini che hanno dei malori dovuti all'eccessivo caldo. I segnali di allarme si manifestano generalmente con una grande stanchezza, spesso improvvisa. Può insorgere un aumento della temperatura corporea, quindi la febbre. Il mal di testa, la cefalea, può essere un sintomo ovviamente già più preoccupante, fino addirittura ad arrivare a una perdita di coscienza. Cosa fare in presenza di questi sintomi? Allora, intanto direi di agire sulla prevenzione evitando di esporre i bambini negli orari più caldi della giornata, sia al sole ma anche direi proprio a uscire nei luoghi aperti dove c'è molto caldo. I primi segnali di malore, il bambino deve essere comunque condotto in un luogo fresco, aereato, ovviamente messo immediatamente a riposo, e se è cosciente si può somministrare una bevanda fresca. Per fortuna, da domani al nord le cose cambieranno, visto che sono attesi temporali con vento forte e grandine.